Il vertice ha in agenda la Russia e abbiamo visto ieri i problemi che ci sono. Gli accordi commerciali e abbiamo visto adesso i problemi che ci sono. L'immigrazione è nota la situazione. Quale tipo di accordi è possibile che emergano? Quale tipo di dibattito è possibile che emerga giovedì e venerdì? Sull'immigrazione mi sembra che rispetto a Bratislava ci siano dei passi in avanti concreti, dobbiamo assicurarci adesso e lavorare perché questi siano confermati al momento in cui i leader adotteranno le conclusioni, nel senso che siamo finalmente arrivati di nuovo a degli impegni seri che si basano su una politica che ha vari aspetti, che tutti quanti devono stare insieme, esplicita menzione dell'Africa, esplicita menzione del lavoro di prevenzione per prevenire l'immigrazione irregolare, di affrontare le cause originarie dell'immigrazione e di lavorare su una politica che sia più efficace nella gestione delle frontiere esterne e ricordare a tutti i principi di solidarietà e di responsabilità per quanto riguarda la gestione interna dell'Unione Europea dei migranti e dei richiedenti asilo. Questi sono punti che adesso nel nostro lavoro di oggi figurano nella dichiarazione e certamente rimettono, diciamo così, il difficile lavoro della costruzione di una politica dell'immigrazione veramente europea sul giusto binario dopo, diciamo così, il passo falso di Bratislava. E Visegrad, il gruppo di Visegrad è d'accordo o continua oggi, sulla flessibilità? Oggi non abbiamo avuto bisogno di spiegare al gruppo di Visegrad che la solidarietà flessibile è una contraddizione in termini, ci hanno pensato altre delegazioni e devo dire che su questo non c'è stato non ci sono stati problemi, nel senso che siamo ritornati a riaffermare anche per quanto riguarda il tema del diritto d'asilo, i principi di responsabilità e solidarietà. Quindi oggi diciamo che ci sono le premesse per fare un passo in avanti rispetto a Bratislava. È chiaro che noi vogliamo anche essere ancora più netti sulle nuove responsabilità in materia di rimpatri della Polizia Europea di Frontiera, Polizia Europea delle Frontiere Esterne. Vorremmo vedere anche un termine o comunque una spinta anche temporale chiara all'adozione del piano di investimenti Juncker di sviluppo per l'Africa e questi sono dei punti su cui ci sarà da lavorare di qui al vertice. Però da questo punto di vista diciamo che siamo ritornati a un approccio più giusto e se attuato più efficace. E invece per la politica commerciale della Russia? Sulla Russia sarà un dibattito, oggi non abbiamo discusso di conclusioni perché è un dibattito a cena informale, quindi non sono delle draft conclusion. Sulla Siria è stato ribadito oggi, confermato, quella dichiarazione, soprattutto per quanto riguarda l'emergenza umanitaria di Aleppo, decisa, elaborata dal Consiglio Affari Esteri. Quindi oggi abbiamo parlato in questo Consiglio, come le ho detto, di molto di immigrazione e abbiamo parlato anche del che non sarà rispetto a non sarà oggetto del Consiglio europeo, di questo Consiglio europeo, ma è un tema molto importante, del riesame del bilancio europeo, del riesame del quadro finanziario multiannuale. Io ho sostenuto fortemente l'approccio della Commissione, è chiaro che dobbiamo essere coerenti con le cose che abbiamo detto in questi 2 anni e mezzo. In questi 2 anni e mezzo abbiamo detto che l'Europa deve fare di più per la sicurezza, di più per l'immigrazione, di più per la crescita e di più per i giovani. Questa proposta di aumento, all'interno dei tetti massimi, all'interno del bilancio, di mettere più risorse, su programmi come Erasmus, Cosme, più per la sicurezza, più per l'immigrazione, è certamente e soprattutto che conferma l'impegno entro la fine dell'anno di raddoppiare il piano di investimenti Juncker fino a 630 miliardi di euro, è la risposta coerente. Questa è una coerenza finanziaria che dobbiamo dare per dare credibilità alla nostra politica. Su questo devo dire che la discussione è stata positiva, sono vari aspetti su cui la Commissione deve approfondire, però questo approccio della Commissione noi l'abbiamo fortemente sostenuto e riteniamo che sia l'unico modo di recuperare credibilità agli occhi dei cittadini, mettere le nuove risorse dove abbiamo detto sono le nuove priorità e urgenze politiche.